Ci sono posti che ci regalano subito, immediatamente, delle emozioni, anche solo nel vedere la loro porta d'ingresso. Sono Angelo Acosta e oggi vi trovo qui, in un luogo adrenalinico, il cancello che ci dà il benvenuto con questa grossa scritta inizia a farci provare emozioni. Qualcosa qua, nella pancia, nello stomaco, farfalle, io direi più misto di adrenalina, paura, gioia, angoscia, entusiasmo. Insomma, quelle cose che ci fanno sentire vivi. Vamos! Cremona Circuit, il tracciato che dal 7 luglio del 2012, anno della sua apertura al pubblico, ha dato ai lombardi e al nord Italia una valida alternativa ai già presenti Franciacorta, Varano, Adria tra gli altri. E nel 2015, dopo un cambio di gestione, ha visto una crescita importante che ha raggiunto l'apice con la grande ristrutturazione del 2021 con la riprogettazione del tracciato, l'allargamento dei box e delle aree servizi, in collaborazione con quei geni capitanati dal designer Jarno Zaffelli, il famoso studio Dromo, menti che hanno progettato e riqualificato i migliori autodromi del mondo, tra i quali Mugello, Portimão, Spa-Francorchamps, definendo insieme alla proprietà del Cremona Circuit il layout migliore con le condizioni di contorno presenti in quel momento e di sicurezza nell'area di San Martino del Lago. Un paesino, pensate, di soltanto 400 abitanti, reso famoso da questo luogo entusiasmante. 13 curve totali, 7 a sinistra e 6 a destra, con una lunghezza complessiva di 3.702 metri, larghezza dell'asfalto tra i 12 e i 14 metri. Il tracciato è tecnico, ha dei piccoli saliscendi soprattutto nella prima parte. Le curve sono da interpretare, sono molto interessanti, altre sono veloci, velocissime, le ultime tre lenti, lentissime. Collegano lungo un rettilineo di quasi un chilometro con l'arrivo. Con il rettilineo è possibile sprigionare tutti i cavalli della nostra moto e mettere a dura prova gli impianti frenanti delle moto e delle auto. Non è una pista facile, come già detto, ma è molto divertente ed è soprattutto sicura, grazie anche agli interventi della riqualificazione, con una maggiore profondità e spazio delle vie di fuga. 400 camion di ghiaia sono stati riportati qua per fare in modo che la moto e il pilota rimangano ben lontani in caso di caduta. Mi capita spesso di trovarmi qui, sia come giornalista, ma anche come amatore, per sfogare l'adrenalina, godere di questi cordoli e provare ogni volta a migliorare il mio best lap, il mio giro veloce. Ma oggi vi racconterò cosa succede dietro. Seguirò da vicino Alessandro Canevarolo, amministratore unico e gestore del Cremona Circuit dal 2015. Capiremo cosa succede dietro le quinte nel corso di un evento nazionale importante come la Coppa Italia Velocità. Vi farò vedere come agisce nei momenti più intensi, dove si trova la stanza dei bottoni e poi, a fine giornata, farò qualche domanda ad Alessandro, sempre se sopravvivo. Auto e moto girano nella pista principale, ma qui possiamo godere anche della pista di kart, omologata FIA, che ospita le gare internazionali. In questa settimana ci sarà l'Europeo che fa tappa qui a Cremona e quindi diciamo che la struttura merita alla grande e soprattutto deve essere stradivertente. Quindi non vedo l'ora di poterla provare anche con i go-kart, visto che ogni tanto ci si diverte anche con le quattro ruote. Qui sulla pista di kart tanti ricciolini ci fanno capire che qua dentro ci si può dare davvero del grande gas. Alessandro Canevarolo, eccoci qua. Alessandro, come ti ho detto, oggi ti seguirò da vicino. Oggi voglio essere il boss del circuito e voglio capire il dietro le quinte, voglio capire come funziona il tuo ruolo nella domenica di gare. Sei pronto ad avermi come ombra? Sei pronto te? ci proviamo. C'è la gara adesso alle ore, credo, 9:30. Sì, c'è la partenza dell'R3 Cup. R3 Cup. R16, andiamo in pit lane. Andiamo in pit lane, andiamo a fare un giro. Prendiamo il nostro mezzo veloce. Ah sì? Ah, grande! Oh, eccoci qui, eccoci qua. Dopo aver consumato per un po' di anni tante paia di scarpe da ginnastica. Esatto. Ho pensato che era meglio motorizzarsi. Andiamo. Con questo abbiamo risolto. Sempre bello entrare in pit lane. Quindi da qua comincia la tua domenica, comincia a verificare, a valutare. C'è stato un turno di libere questa mattina e questa è la prima gara del weekend. Che spettacolo. Ogni volta che si va in
in griglia, qualsiasi gara sia, ti vengono sempre i brividi. Sì. Proprio il sound, i ragazzi che sono tesi per la partenza. Tutto quello che doveva essere fatto è stato fatto. Per dare onore al merito ai commissari, al direttore di gara della Federazione Motociclistica e tutte le persone che lavorano qua in autodromo, perché se si arriva qua è grazie a loro. Certo. Ognuno ha i suoi ruoli, li fa bene, dopo l'imprevisto ci può sempre essere. E bisogna essere pronti a risolverlo in tempi brevi. Quindi tu sei un po' il Mr. Wolf, risolvi i problemi. Questa citazione di Pulp Fiction è bella. Buongiorno a tutti, buona domenica. È lui il boss oggi. Oggi sono il boss del circuito io, quindi fate pure riferimento a me. Ecco qua la parte nuova che vi raccontavo prima. Questa è la seconda volta che ospitiamo la Coppa FIM. Trofei amatori. Perfetto. Diciamo che questa volta, a differenza dell'anno scorso, ha fatto quasi il pieno, sono 200, quasi 280 piloti. Oh, adesso salgo in un posto dove nessuno può salire. Quindi qua abbiamo le bandiere, da qua si dirige tutto il traffico. Ok, i ragazzi si preparano, l'ultima gara. Macchina medica e segue. È sempre bella la partenza. Sì. Adesso devono uscire tutti, giusto? Quando partono, oltre alla partenza, il primo giro non deve esserci nessuno al muretto, perché sono ancora. Dopo la gente ritorna al muretto. Certo. Quanto ci piace il motorsport! Che spettacolo! Andiamo a fare un giro in sala regia. Dai! La stanza dei bottoni, ve l'ho detto che andavo nella stanza dei bottoni. E qua quando arrivano ad allestire il tutto, Ale? Martedì. Dal martedì. Quindi sia con le tende, martedì, vediamo mercoledì, dipende da quanto il livello è alto. Perché se arriva al mondiale l'autodromo è dalla domenica che è chiuso. La pista del kart questo fine settimana ospiterà l'europeo. Loro, per normativa loro, per 10 giorni il kartodromo deve stare chiuso. Per non dare la possibilità ai piloti di casa di avvantaggiarsi, da un lato perché sono di casa. Certo. Quindi potrebbero girare, fare un po' di. Che secondo me non è neanche giusto, perché insomma sono di casa, devo avere un po' di vantaggio. Esatto. Non conosco un po'. Sono tante piste in Europa, giusto? E dall'altra parte perché loro dal lunedì iniziano a allestire tutta la parte infrastrutturale delle televisioni, perché c'è la diretta e quant'altro. Certo. Quindi hanno bisogno della pista che sia. Sì, libera, soprattutto libera, per poterci lavorare. Però l'attività in pista continua, okay. A prescindere. Perché arrivano pian pianino invece. Quindi questa logistica è gestita da noi, i boss, noi boss del circuito. È quella più complicata. È quella più complessa, esatto. Questa è la sala regia. Questa è la stanza dei bottoni, quindi. Sì. Quindi qua non scappa niente, qua non scappa nulla. Quindi qua si ha visibilità praticamente su ogni curva. Cosa fa la direzione gara? Dirige la gara. Ok. Nel vero senso della parola. Gestisce i commissari. Decide se dare bandiera rossa o bandiera verde, okay. Vedono se ci sono delle infrazioni, cioè la gara viene tra virgolette gestita da qua, ma senza le tra virgolette, viene gestita da qua. I commissari di gara sono il tramite per comunicare al direttore di gara. In questa domenica tipo corre l'R3 Cup, il trofeo dei motori, Pirelli Cup, la Dallo Cup, e il trofeo amatori. Ok, quindi non dovrei essermi dimenticato nessuno. Quindi 4-5 trofei, sicuramente impegnativo. Ciao ragazzi, alla prossima. Ciao. Questa curva è spettacolo, eh. Parlando proprio della pista in sé, so che c'è stato il tuo intervento a livello, diciamo, di grafica, no? Proprio di disegno, e poi lo studio Dromo, che è stato un po' il tuo consulente, quindi lo studio Dromo, ho detto chi sono. È il nostro consulente. Ecco, è il tuo consulente. E quindi con Jarno, che appunto ho parlato prima di lui, avete creato questo. Oltre a essere un bravissimo professionista, è anche un caro amico, quindi. Ok. E non è che ci scontriamo, discutiamo molto spesso su dinamica del motorsport, perché dopo insomma lui, seguendo il MotoGP, anche la Formula 1 e quant'altro, le cose le vede in maniera molto più ampia. Quando abbiamo deciso di ampliarlo il circuito nel 2017, volevo che restasse con quel DNA con cui era nato. Tutti sono capaci di fare una pista. Ti metti col bastoncino in spiaggia. Dopo c'è la parte di sicurezza, che è lo studio Dromo, è quella che ci ha
sito che ha valutato tutte le richieste delle federazioni, dopo viene mandato in federazione, in federazione rivalutano. Per esempio con la federazione non andavamo d'accordo su questa curva qua, che è la curva 1. La curva 1. Noi arrivavamo da una curva che era a 90 gradi, tipo sono andato a girare ad Aragon, la curva numero 1 di Aragon era come la nostra vecchia 1, certo. Era proprio 90 gradi. Noi, avendo i box fuori dal circuito, abbiamo il problema dell'ingresso. Allora, non volevamo ricadere sulla pericolosità dell'ingresso vecchio. E allora c'erano due mentalità: o li fermiamo tanto o li facciamo scorrere tanto. Esatto. Chi ha vinto? Facciamoli scorrere tanto. La nuova configurazione dà la possibilità, diciamo, di mettere alla frusta, no? Diversi modelli di moto, dalle piccole alle grandi cilindrate. E questa curva in particolare ricorda un po' Valencia, no? Sì. Cioè curve molto veloci in ingresso che fanno provare grande emozione, fanno godere. Diciamo che è stata scoppiazzata. Ok. Ma una cosa che mi interessa anche è l'asfalto, no? L'asfalto è molto, diciamo, ha tanto grip, e quindi l'utilizzo dell'asfalto, la scelta dell'asfalto. Nel 2013 la vecchia gestione, la vecchia proprietà avevano deciso di riasfaltarlo e si erano appoggiati allo studiodromo. Avevano praticamente utilizzato la stessa mescola che aveva utilizzato la Ferrari a Fiorano, che l'aveva fatta la Ferrari in Formula 1 perché volevano avere una costanza dell'asfalto per capire se la macchina, man mano che negli anni veniva sviluppata, cresceva, no? Nel 2021 abbiamo deciso di rifare la stessa mescola, anzi ho preteso di avere la stessa mescola. Siamo l'autodromo che a mio avviso sfrutta di più l'asfalto di tutti gli autodromi in Italia. Ma perché le moto passano sempre lì, le macchine passano su due punti, hanno un'impronta a terra che è maggiore, la moto ha l'impronta di una carta di credito, esatto. E passano tutte lì. Quindi se l'asfalto supera il test delle moto con questi caldi che ci sono stati fatti una cosa per l'altra, vuol dire che l'asfalto è buono. Sì. Bene, facciamo un giro? Ti porto nel posto dove nessuno vorrebbe mai andare. Allora, eccoci qua, dove mi hai portato? Centro medico. Ah, ecco. Dove nessuno mai vorrebbe venire. Esatto. Dove praticamente diamo il primo soccorso ai piloti che cadono, insomma. Subiscono incidenti, sì. Certo. Siamo praticamente in pista. Ok. Abbiamo tre ambulanze. Ambulanze, ok. Tre medici. Buongiorno. Super medici. Buongiorno, super medici. Super medici. E questa è quella che abbiamo visto. Questa medical car che abbiamo, che nessun, non tanti se lo possono permettere. Ah, sì? Abbiamo un pilota. Attenzione. Buongiorno. Che è Ennio Gandolfi. Buongiorno Ennio. Tre mondiali di kart li ha vinti. Esatto. Lui correva quando correvano. Io sono colombiano, quindi io mi ricordo di Montoya. È venuto a far girare il figlio Montoya. Ah sì, era qua, ne me l'ha detto. Sì. Lui è uno dei pochi che può dire che ha, come si dice, in gergo, randellato Alonso nel kart. Quindi la nostra medical car è in buone mani. Sì, esatto. Top. No, ma poi sulla sicurezza, da quello che ho studiato, il circuito, diciamo, che ha fatto quasi tutto per la sicurezza, quindi anche il ponte sul rettilineo. Sì, il ponte sul rettilineo serve per... per velocizzare. Sono le strade interne e esterne per fare i recuperi. Qua praticamente abbiamo la replica della sala regia. Ok. In maniera tale che anche quando ci sono le prove libere e quant'altro, abbiamo tutto sotto controllo. Vediamo se funziona. Il circuito. Certo. I semafori. Che spettacolo. Quindi da qua, se io clicco, va al verde, rosso, giallo. Questo qua è il semaforo blu della pit lane. E questo è il semaforo del... Ma lo spegnimento è manuale? Sì. Wow. Quindi il pilota non sa quanto tempo c'è, no, dal rosso al... No, allora questo per la gestione normale, per la gara c'è il direttore di gara, che okay. Decide il direttore di gara quando... Okay. C'è un altro pannello, è sempre collegato tutto in rete, okay. Quindi questo noi sappiamo esattamente in qualsiasi posto dell'autodromo se il semaforo rosso acceso. Spettacolo. Adesso c'è la Pirelli. Pirelli Cup. Sei Ivan Goy? Grande Ivan. Una vecchia conoscenza. Anche Carinelli, che è del mio paese, di Lodi. Questi sono i box nuovi. Sono 12 metri di larghezza per 14 di profondità. Hanno il loro bagno con la doccia. Ok. La porta è stata aperta. Entriamo. Andiamo a salutare Ivan Goy. La prima griglia della Pirelli 600. Eccolo Ivan.
Ciao carissimo. Allora, tutto a posto? Tutto a posto. Perfetto. Attenzione, allora, il record man di Cremona ha fatto ieri il record ufficiale. Attenzione, record ufficiale. Di 1:31 e 3. 3, 33, sì, sì. Grande Fabrizio Perotti, ho saputo appunto ieri del tuo record, complimenti. Buongiorno. Grande Alex, come stai? Tutto bene? Molto bene, sì. Allora, com'è andata? Raccontaci. Ah, è andata bene, i nostri piloti hanno fatto secondo e terzo, il terzo di Persio. Aspettiamo comunque la classifica definitiva, ma ha vinto campionato Blue Crew. Spettacolo, Alex, dai tuoi occhi si vede tanta gioia, quindi complimenti. Rock and Day al team, giusto? Con tu e Roccoli, e quindi complimenti ancora. Adesso ti faccio io una domanda, faccio io il giornalista. Vai, vai, fai tu il giornalista. Come si sta dall'altra parte? Cavolo, che fatica anche dall'altra parte. Ho sempre pensato che fortuna loro che guardano, invece è tostissima. Va bene così, vuol dire che ci tengo e mi sono appassionato questi ragazzi. Grandissimo, grandissimo, quindi molto bene, complimenti anche a Alex di Persio. Io faccio il giornalista. Va bene, dai, oggi facciamo lo scambio dei ruoli, lo scambio dei ruoli. Dentro dove avete messo dentro la roba, se vai dietro c'è un pulsante che attira gli aspiratori e parte. Problema risolto egregiamente. No, perché abbiamo dato un'area che è destinata ai kart. Quindi bisogna dare tutti i comfort possibili, anche ai commissari. Tanto Goy si è riallacciato ai primi due. C'è un'altra parte importante dell'autodromo, la ristorazione, che occupa circa 10-12 persone. Ok. Quindi funziona indipendentemente se è aperto o chiuso il circuito? Sì, ma il circuito è aperto 7 giorni su 7 da marzo. E quando ci riposiamo noi boss del circuito? Ok. Buongiorno. Guarda che bello. Diciamo che il nostro cuoco c'ha una bella visuale. Diciamo che la cucina vista vista chef. Non ce l'hanno in molti. Abbiamo due realtà, che è il bar piano terra e il ristorante piano superiore. E qui praticamente mangi vista pista, insomma. Vista gara. Per chi non lo sa, Alessandro va in moto, ha fatto le gare e va anche forte. Andava. Prima avevo 600. E mi divertivo tantissimo. Poi in autodromo un altro carissimo amico che è Luca Catelani, che gestisce la CRS, Cremona Racing Shop, e lui è il 1000. E ho detto, vabbè, passiamo al 1000. È un'altra cosa, devi essere allenato. Certo, certo. Infatti il primo giorno ho detto, ma chi me l'ha fatto fare? Ci ho preso un po' la mano e... Sì, si diverte. Quante 1000, quanti 600 hai in percentuale? Per Secondo me siamo sul 70% 1000. Ok. Il circuito nuovo l'ho fatto col trattore, con lo scavatore, col camion, con la macchina, con tutto. Non l'ho fatto con la moto. Ok. Apriamo la pista, sono salito sul 1000. Un inferno. Sulle giostre. È stato un inferno. Il secondo turno ho iniziato ad andare un po' di più e il terzo turno mi sono divertito come... Esatto. No, all'ultimo giro. Attenzione. Camisana. Ultimo giro. Manca un giro, manca. Allora, andiamo nella sala crono. Permesso, buongiorno. Permesso, buongiorno, ciao ragazzi. Oggi sono il boss del circuito, quindi devo... Non è un incognito. No, sono incognito, sono giusto. Direzione gara da crono, mi avvisate voi poi quando mandare le classifiche se ci sono irregolarità. È tutto regolare questa. Ok, perfetto, grazie. Tutto regolare, quindi vincitore aggiudicato, giusto? È aggirato, dai che lo sappiamo in... Live. Il miglior giro 1:33.982. No, 33 è live. 33.573. Con 600. 33.968. Il cronometraggio come funziona? Ogni moto ha questo famoso transponder che viene montato sul stereo della forcella. Ci sono delle bande lungo il circuito che sono gli intertempi, la speed trap e quant'altro. E ogni volta che questo transponder passa sopra al loop, si chiama loop, trasmette un codice. Il codice viene acquisito e viene mandato qua. Capita che qualcuno mi dice, ah no, mi sembra impossibile che il transponder non funziona. No, purtroppo è il polso che non funziona. Esatto, esatto, il polso o il freno che non hai tirato bene. Una volta mi è venuto il dubbio anche a me. Sì? Sì, sì. Poi invece Crono Corse cosa ha detto ad Alessandro quando è venuto a lamentarsi del suo crono? Non potevo rispondere. Esatto, perché siamo il boss del circuito. Grandissimi, buon lavoro ragazzi. Grazie. Ciao, ciao. Ciao. E qua c'è il mio ufficio incasinato. Vista. Top. Sì. Oh, e dopo tutto il giro, Ale mi porta al bar Cavatappi, dove mi godo un buon caffè. Noi abbiamo tre
entità che non sono gestite da noi, sì, che è il negozio di kart, il fotografo, okay, e il Cremona Racing Shop, che è gestito da Luca Catelani e Kim Corfino. Sì. Questo è Photo Finish, quando i piloti hanno finito di girare vengono qua, prima si riconoscono. Esatto, solitamente sono ben ricolorati. Si devono riconoscere, dopodiché tirano fuori tutte le fotografie in vari punti del circuito. Io devo dire una cosa. Attenzione, problema. No, per migliorare. Sì. Visto che abbiamo due docce, mettete una panchettina che non sappiamo mai dove appoggiare la roba. Perché abbiamo le docce per le donne. Ah, ok, quindi vogliono la panchettina. No, perché ieri sera sono andati, eravamo in tre, non sapevamo dove appoggiare la roba. Io ho detto, se vedete che... Abbiamo portato via le sedie, c'erano le sedie, le abbiamo portate via. Secondo me manca anche la piscina, secondo me. No. Io sulla piscina, una cominciamo con l'investimento. Concordo. Una panchettina, c'è una raccolta firme. Esatto, col moto.it raccolta firme per la piscina avere Cremona. Esatto. Va bene, come striscia, facciamo il fazzoletto, torniamo a vedere se ho messo. Esatto, torneremo a vedere se è stata messa la panchina nel bagno, nelle docce delle donne. Questo è Cremona Racing Shop, dove c'è tutto il necessario per far sì che il pilota possa fare la sua giornata. Quindi accessori, abbigliamento. Accessori, abbigliamento, caschi, ricambi. E dietro c'è l'officina. Gomme. Gomme come se piovesse. Diciamo che c'è tutto quello che serve per passare una giornata, un weekend in mezzo ai cordoli, in questo caso con le moto, ma anche con le auto. Essendo un circuito che lavora prettamente con l'amatore, mm-hmm, perché il nostro core business sono gli amatori. Mm-hmm. Più della metà delle prove libere vengono gestite direttamente da noi. Nel 2017 abbiamo messo in piedi un sistema di gestione dell'anagrafica dei clienti e quant'altro. Vabbè, italiano, moto, pilota maggiorenne, pilota minorenne. Qua viene attivato anche il braccialetto, noi abbiamo un braccialetto che viene apposto sul braccio sinistro, sul polso sinistro del pilota, mm-hmm, che è quello che gli consente dopo di entrare in pista. Uno dei motivi che noi fermiamo tutte le persone all'ingresso non è il pagamento del biglietto, è importante, perché sennò la barca non c'è, ma soprattutto è importante che a livello di sicurezza la persona abbia il paraschiena, sì, e quelle cose. Basta una volta cadere senza il paraschiena. No, esatto, quando uno arriva a una pista è ovvio che ha tanti pensieri, va a fare velocità, quindi ovviamente... Io ho visto che i nostri clienti quando arrivano al cancello sono già in pista con la testa. Esatto. Tutto quello che è tra la pista, tra il cancello e la pista, è in più. Esatto, è un plan. è una rottura di scatole, mettiamo così. C'è qualcosa in mezzo tra la loro passione e poter accedere alla loro passione. È il risultato. E quindi si cerca in tutte le maniere, tutti i limiti tecnici, dopo ogni anno miglioriamo, di far sì che questa parte sia sempre più veloce. Certo. Per chi non frequenta le piste, ci sono due tipologie di pistate. Le pistate open pit, dove è a tempo, quindi tu entri durante la giornata, puoi entrare nel momento che vuoi, ovviamente in base al numero di moto presenti nel circuito, quindi decide la direzione gara quante moto far entrare. E poi invece le giornate a turni per categoria, quindi in base ai nostri tempi entri con delle persone che hanno più o meno i tuoi stessi tempi. Di Cremona qual è la tua curva preferita? La curva più bella di Cremona adesso, per me, certo, è la 1. Ok. Col 1000 arrivi in terza piena, anche in quarta, dipende dai rapporti. Uh-huh. Comunque il curvone lo fai in terza, perché abbiamo provato anche a farlo in quarta. Ti dà una mano dopo a frenare meglio, però devi scalare il massimo. Si fa in terza. Okay. E quando hai fatto la curva, che dai l'ultima manata di acceleratore, dopo devi frenare e la moto si scompone, se metti il traverso vai a fare la 2. E quella lì secondo me è la parte più bella. La tua pista preferita in generale? A me il Mugello piace tantissimo. Ok. Però se non ci fossero quelle due S del cavolo di Imola sarebbe Imola. Ah, beh, certo. Le odio. Però Imola è secondo me una pista vecchio stampo, ci vuole il pelo. Super Ale. Allora, oggi abbiamo trascorso una super giornata insieme. Abbiamo camminato un po', abbiamo visto un po' le gare da dietro le quinte, soprattutto abbiamo visto dei posti dove ovviamente i comuni mortali non entrano solitamente durante le gare. Raccontami il momento più felice e quello meno felice in questi 8 anni, dal 2015 a oggi. Allora, più felice è quando nel 2012 ho visto entrare le prime moto. E il momento più triste è quando purtroppo capita, che succede qualche incidente. E la cosa più dura è che ci sono incidenti che anche se lo sapevi non avresti potuto fare niente per evitarli. Certo. Sono le collisioni fra loro.
principalmente. Sempre. Lì purtroppo c'è il fattore umano che è determinante, basta una staccata sbagliata, basta anche un guasto meccanico. Certo, si fa del tutto per evitarli, no? Poi sono incidenti, cioè capitano nelle gare dei mondiali, capita dappertutto e vediamo che purtroppo quell'errore umano al momento non è controllabile. E cosa faresti tu se avessi la bacchetta magica da qua a 3 anni, no? Cosa faresti? Io nell'autodromo vivo più realtà, vivo la realtà delle auto, quello dei kart e quello delle moto. E secondo me nel mondo delle moto adesso non è più possibile far sì che una persona che inizia a correre in moto inizi col 1000. Vero. Nelle auto dopo i 200 cavalli devi andare a fare il corso a Vallelunga dove guardano se sei in grado di usare una macchina con più potenza. Certo. Nei ragazzini, tanto per dire anche nelle formule dai kart, prima di arrivare alla formula, comunque hanno tante categorie di crescita. Certo. Si arriva a usare i mezzi più potenti dopo una formazione. Tutti hanno il diritto di poter correre, ma tu non puoi iniziare a fare delle gare con moto che oggi hanno 250 cavalli, 230 cavalli, 200 cavalli, che sono una follia. Ingestibili, certo. Per uno che non ha mai guidato. Sì, sì, sì. O che ha guidato per strada e si approccia. Sono troppi, secondo me sono troppi cavalli. Uh-huh. Prima di arrivare a fare le gare, comunque, il pilota che si è appena comprato l'R1, la Kawasaki, la BMW, quello che ha speso 40.000 euro, inizia ad andare in pista e inizia col 1000. Inizia a fare i pareggiamenti, inizia a fare le prove libere, quindi tutta quella parte di svezzamento la fa l'autodromo e gli organizzatori. Certo. Dopodiché alla federazione arriva già quasi un pilota formato, ma non è formato. Esatto. Perché? Perché la formazione, le dinamiche che tu vivi in gara, non le vivi nel pareggiamento, non le vivi nella prove libere, open pit e quant'altro nelle prove libere. Sono due cose diverse. Certo. Ma non è colpa della federazione, perché dopo è facile parlare e dare addosso di quella. Certo. È che il mondo è cresciuto così velocemente e le moto hanno avuto degli incrementi di potenza così velocemente che adesso siamo in ritardo, secondo me. Ale, è stato super divertente seguirti oggi. Sono divertito, ho corso, mi hai fatto vedere un sacco di cose. Quindi ritorno con le mie mansioni. Adesso ti rido alle tue mansioni, tu mi ridi alle mie da giornalista, perché si è messo a fare anche le interviste. Ti ringrazio molto veramente dell'ospitalità e dai. Angelo, è stato un piacere. Grazie mille. Ciao, ciao. Vamos.